a tutti e bentrovati a questa nuova puntata di Radio Cicap. Io sono il solito Diego, ma quella che state ascoltando è una puntata particolare, non fa parte della programmazione standard. Diciamo che è una sorta di esperimento di, di puntata extra. L'idea per questa registrazione, infatti, è nata da una collaborazione con il gruppo locale Cicap di Pordenone e con il coordinamento UAR, sempre di Pordenone, in occasione del Darwin Day, che infatti casca proprio oggi, 12 febbraio. E che commemora la nascita di Charles Darwin nel 1809. Come tutte le precedenti puntate di Radio Cicap, ovviamente potete trovare anche questa su tutte le principali piattaforme di podcast Spreaker, Spotify, Google Podcast, iTunes, YouTube, sul sito del comitato www.cicap.org. E se volete contattare la redazione, ci trovate al solito indirizzo email cicaporg Bando alle ciance vi lascio ad una breve introduzione di Chiara Sartori, biologa, insegnante e divulgatrice scientifica di Pordenone, alla quale seguirà poi un'intervista condotta dalla nostra Elisa. Il tema, beh, lo scoprirete. Buon ascolto. Questi tratti da Elena Curtis e Anne Sue Barnes, invito alla biologia, sesta edizione, Zanichelli. Nonostante la loro relativa semplicità, anche le prime cellule avevano bisogno di un rifornimento continuo di energia per vivere, crescere e riprodursi. Alcuni scienziati ipotizzano che queste cellule fossero eterotrofe. Per nutrirsi avrebbero assimilato le molecole organiche presenti nel brodo primordiale, le stesse utilizzate dalle cellule per autosembrarsi. Secondo questa ipotesi, a mano a mano che le cellule primitive aumentavano di numero, diminuivano le molecole complesse da cui dipendeva la loro esistenza, che avevano impiegato milioni di anni per accumularsi. Una volta ridotta la riserva di queste molecole, probabilmente iniziò una forma di competizione. Le cellule che erano in grado di sfruttare bene le limitate fonti di energia allora disponibili avevano più probabilità di sopravvivere e di riprodursi rispetto a quelle prive di tali capacità. Col passare del tempo comparvero cellule capaci di sintetizzare molecole organiche a partire da semplici sostanze inorganiche. Le scoperte più recenti, tuttavia, sono più orientate verso l'ipotesi che le prime cellule fossero già autotrofe, cioè in grado di costruirsi il materiale organico da sole. Alcuni di questi batteri come metanogeni possono vivere soltanto in assenza di ossigeno, una condizione predominante sulla terra primordiale, ma presente oggi solo in ambienti isolati come i fondali di melma e fango delle paludi. Altri invece sono stati trovati nelle profonde fosse oceaniche, dove si raccolgono i gas sfuggiti dalle fessure della crosta terrestre. È stato accertato che questi batteri sono i rappresentati sopravvissuti di gruppi molto antichi di organismi unicellulari. In secondo luogo, in alcuni esperimenti che simulano le condizioni ambientali della Terra, miliardi di anni fa sono state prodotte molecole organiche che sono i precursori chimici della clorofilla delle piante. Quando queste molecole sono mescolate a molecole organiche semplici in un ambiente privo di ossigeno e illuminato, avvengono reazioni fotosintetiche primitive. Queste reazioni somigliano a quelle che si svolgono in alcuni tipi di batteri fotosintetici. I biologi al momento attuale non sanno se i primi microfossili fossero eterotrofi o autotrofi, ma è certo che senza l'evoluzione degli autotrofi, cioè degli organismi in grado di fotosintetizzare e produrre zuccheri, la vita sulla Terra sarebbe presto cessata. In più di 3 miliardi e mezzo di anni dall'origine della vita sulla Terra a oggi, gli autotrofi di maggiore successo quelli cioè che hanno lasciato il più alto numero di discendenti e si sono maggiormente diversificati in diverse varietà di forme sono stati quelli che hanno sviluppato un sistema per utilizzare direttamente l'energia del Sole nel processo di fotosintesi. Con la comparsa della fotosintesi, il flusso di energia nella biosfera venne ad assumere la sua forma moderna, dominante, energia radiante del Sole, trasmessa attraverso gli autotrofi fotosintetici a tutte le altre forme di vita. Enzo Alessio ed Elisabetta Iengo sono rispettivamente professore ordinario e professore associato in chimica inorganica presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste. Ben arrivati. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Partirei subito con il prof eh, Alessio chiedendogli che cos'è la fotosintesi. Allora, la fotosintesi... È un processo chimico naturale eh, che sfrutta sostanzialmente l'energia della luce del sole eh, per trasformare eh, il diossido di carbonio, la nitride carbonica in zuccheri. È una reazione assolutamente fondamentale perché ci consente di generare della la, la materia e. e permette di immagazzinare l'energia luminosa in energia chimica. La fotosintesi è iniziata sulla Terra circa 3 miliardi di anni fa, si valuta, ed ha avuto delle conseguenze enormi perché è quella che ha sostanzialmente permesso di sviluppare la vita come la conosciamo e ha avuto come conseguenza non indifferente quella di generare l'ossigeno che è attualmente nella nostra atmosfera e che noi usiamo per la respirazione. Prima della fotosintesi, nell'aria di ossigeno ce n'era pochissimo. E in effetti la produzione di ossigeno da parte della fotosintesi, e questo ossigeno deriva dall'atomo di ossigeno che c'è nelle molecole d'acqua, la generazione di ossigeno gassoso ha sconvolto quello che era l'ambiente primordiale della Terra come ce la possiamo immaginare 3 miliardi di anni fa e ha portato alla, alla vita come la conosciamo adesso. Sostanzialmente la fotosintesi usa l'energia luminosa che arriva sulla Terra dal Sole per strappare elettroni all'ossigeno dell'acqua, consegnarli alla, alla nitride carbonica e così generare con dei processi estremamente complessi ma generare le sostanze eh, che costituiscono la materia vivente. Bisogna anche dire che la fotosintesi non è al contrario di quello che si potrebbe pensare, non è un processo particolarmente efficiente. Eh, si valuta che al massimo possa raggiungere un'efficienza dell'1%. Questo vuol dire che Soltanto l'1% della luce che arriva, diciamo, su una superficie fogliare, ad esempio, viene convertito in, in materia. Ciononostante, dal momento che la quantità di luce che arriva sulla Terra è enormemente più grande di quella che può servire, la relativamente scarsa efficienza non è assolutamente un, un problema. Ma esistono più tipi di fotosintesi, o la fotosintesi è una sostanzialmente? Mm. C'è anche una fotosintesi cioè un po' più ancora primordiale che non produce ossigeno, eh, però è sostanzialmente limitata a alcuni batteri, alcuni tipi di alghe primordiali. Quindi direi che sostanzialmente la fotosintesi è una sola: è quella che, da una parte, appunto, riduce l'anidride carbonica producendo materia e dall'altra genera, genera ossigeno. Una buona metà della fotosintesi avviene nel, nelle acque marine e, e, e i prodotti vengono praticamente subito reimmessi nella, nella catena alimentare. Quindi, questo tipo di fotosintesi, dal nostro punto di vista, non ha immediate conseguenze. Dal nostro punto di vista, ha importanza la fotosintesi che avviene sulla superficie terrestre, che permette di immagazzinare l'energia sostanzialmente sotto forma. Di, di, dei, dei vegetali del, del, del legno, delle fibre vegetali che, che poi entrano nella catena alimentare fino ad arrivare a noi e questa, questa percentuale diciamo questa fotosintesi così esterna ha un'efficienza che si valuta intorno addirittura allo 0-1% quindi veramente piuttosto bassa ma più che sufficiente per i nostri scopi e eh, senta Um, qual è l'aspetto che l'ha interessata di più, che lei ha trovato più interessante della fotosintesi, per cui ha iniziato a occuparsene, a studiarla? Ma io direi che sostanzialmente ci sono due aspetti. Uno è quello della produzione dell'ossigeno, che se vogliamo è il prodotto di scarto della fotosintesi, paradossalmente, e che come dicevo ha diciamo, creato degli enormi sconvolgimenti, ha, ha causato l'estinzione di della maggior parte di tutti i batteri anaerobici che vivevano prima sono, sono scomparsi nell'atmosfera ossidante. Quindi è stato uno sconvolgimento che però ci ha portato alla vita attuale, tra parentesi ha contribuito alla formazione no, della, della, dello strato di ozono che ci protegge dai raggi ultravioletti e questo ha consentito alla vita di uscire dall'acqua di mare e popolare la terra che prima era sostanzialmente inabitabile per via delle radiazioni ultraviolette. Queste sono delle conseguenze diciamo secondarie. L'aspetto la, 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 principale è riuscire a utilizzare l'energia solare, che è sostanzialmente eh, infinita per quanto ci può riguardare, ed, ed eterna, almeno sulla nostra scala dei tempi, e utilizzarla per trasformarla in altre forme di energia, in particolare l'energia chimica, che è quella che ha dato origine alla vita. Quindi è difficile sottovalutare l'importanza della fotosintesi perché è assolutamente diciamo, centrale al nostro, al nostro mondo, alla nostra vita. Eh, riuscire a produrre, trasformare l'energia luminosa in energia chimica è quello che ci, ci, ci fa vivere sostanzialmente. Mi collego a quello che lei ha appena detto per ehm, chiedere alla professoressa Iengo cos'è... Qual è l'obiettivo dunque della fotosintesi arti artificiale? Cioè quando entriamo noi in campo cosa cerchiamo di imitare di, di questo processo? Allora la fotosintesi artificiale che poi ormai si usa ampiamente proprio l'acronimo dall'inglese Artificial Photosynthesis è uno dei settori in cui diciamo sia i ricercatori che i scienziati di tutto il mondo sono veramente attualmente maggiormente impegnati e ha proprio come obiettivo quello di mimare il processo naturale che, che il professore appena ha appena descritto in maniera eh, diciamo riassuntiva, ossia in poche parole, quello di immagazzinare l'energia solare in energia di legami chimici, che poi possono essere utilizzati successivamente anche in assenza di luce o in zone poco esposte. E in questo senso si parla di interesse a produrre combustibili solari o solar fuels. Diciamo in maniera ideale anche possibilmente farlo in maniera ciclica. D'accordo? Questi combustibili solari sono quindi in sostanza dei combustibili chimici sintetici che dovrebbero venire ottenuti dalla luce del sole attraverso delle fotoreazioni e eh, per questo diciamo. Eh, hanno un enorme interesse eh, da, già da vari anni ma attualmente sono proprio diciamo, un target estremamente in voga ma e questi combustibili mh, solari che, che vantaggi, che efficienza che, che, che benefici apporterebbero rispetto ai combustibili che noi utilizziamo normalmente per eh, diciamo così, il nostro sistema energetico? in principio dovrebbero se non sostituire il petrolio, il carbone e gli altri combustibili fossili almeno ridurne il consumo e preservarli per le generazioni future perché diciamo che non è solo una questione di, di muovere una macchina ma anche c'è tutto il mondo della plastica in cui viviamo ormai completamente immersi che dipende dall'utilizzo di questi tipi di eh, combustibili classici che a un certo punto, se non si esauriranno, se non altro, saranno difficilmente raggiungibili dal punto di vista eh, estrattivo. E quindi, diciamo, da una parte c'è la riduzione del consumo e il, e il fatto di preservare queste fonti per le generazioni future, ma anche parallelamente evitare eh, l'emissione di CO2 nell'atmosfera che questa CO2 c'è già, nel senso che appunto dalla fotosintesi naturale eh, questa CO2 si forma, però il sistema è ciclico ed è in grado di gestirlo, mentre il sistema naturale non è in grado di gestire il nostro surplus di emissione. Quindi in sostanza quello che ci si propone di fare è quello di raccogliere l'energia solare e promuovere eh, delle reazioni chimiche ed in particolare quella in cui l'acqua viene diciamo divisa in ossigeno e idrogeno e questo idrogeno è sostanzialmente un vettore di energia senza carbonio di per sé e quindi eh, c'è interesse diretto ad utilizzarlo come combustibile alternativo eh, ecologico ma anche quella di convertire la CO2 in altre forme di combustibili chimici, tipo metanolo, metano, acido formico, un po' come la natura fa convertendo eh, l'anidride carbonica eh, in zuccheri, d'accordo? Quindi io direi che l'obiettivo è un po' duplice, cioè sia diciamo, una questione di energia sostenibile, eh, che prevede che insomma non si dia fondo a delle riserve che non sono infinite ma anche ambientale mm? quindi eh, e oltretutto diciamo che è anche una cosa un po' politicamente corretta dovrebbe essere nel senso che l'idea è che a un certo punto queste energie rinnovabili siano equamente distribuite e fruibili da tutti quindi possiamo definirla diciamo così una fonte energetica pulita una forza energetica pulita e eh, democratica, se vogliamo. In che cosa si distingue dalla produzione di energia solare? Ma diciamo che adesso eh, la produzione di energia solare, cioè, e quindi il processo che diciamo, se vogliamo, è più vicino alla fotosintesi artificiale: nel senso che, come ha detto il professore Alessio, a un certo punto il primo evento mh, di, questa, di questo processo eh, fotosintetico naturale è quello di dividere le cariche, cioè generare dei protoni e, e degli elettroni, mh, eh, che lei ha chiamato appunto processo eh, produzione di energia solare. In pratica eh, eh, è quello di cui gli esseri umani dispongono a livello di tecnologia matura, è l'unica cosa che è il fotovoltaico, se vogliamo anche l'eolico, okay? quindi la cella solare che converte la luce in elettricità. Ma tutto ciò non è sufficiente, nel senso che la promozione eh, energetica tramite luce eh, deve anche prevedere che questa energia in qualche modo venga immagazzinata eh, in qualcosa di usufruibile in un secondo momento, di usufruibile, come detto all'inizio, quando non c'è la luce o c'è una scarsa illuminazione e che sia diciamo, facilmente eh, distribuibile. Diciamo come obiettivo proprio ideale, eh, ci sarebbe anche da eh, innestarla in un sistema ciclico, soprattutto se si vuole evitare un ulteriore accumulo di CO2. Quindi, diciamo che dal punto di vista eh, fattivo, eh, la parte fotovoltaica ormai è una cosa che tutti conoscono e, e che ha raggiunto un, un suo, una sua applicazione reale nella vita. Eh, di tutti i giorni, mentre la fotosintesi artificiale ancora no, va bene? Quindi è ancora in studio. Poi ci sono parecchi metodi che, si può, che vengono vagliati, diversi approcci. Ci sono dei gruppi che si occupano di fotocatalisi con catalizzatori sintetici oppure impiegano dei batteri. Eh, che vengono modificati utilizzano dei nanomateriali e tutte queste cose possono essere anche combinate in sé ehm, a dare dei sistemi ibridi, però eh, diciamo che è impensabile che si vada a riprodurre. Il sistema e il processo fotosintetico naturale che è stato descritto perché questo appunto risulta da un'evoluzione biologica che si è perfezionata e sofisticata in miliardi di anni. D'accordo? Quindi siamo abbastanza eh, lontani, o, o, o meglio, l'obiettivo non è riprodurre in, in toto, eh, ab inizio se vogliamo, eh, la fotosintesi naturale. Principalmente diciamo quello che si fa eh, è andare a studiare i processi descritti, eh, cioè la riduzione della CO2 e le due semireazioni che derivano dalla, dalla, dalla suddivisione dell'acqua, cioè l'ossidazione che è quella che poi produce l'ossigeno e la riduzione che è quella che produce l'idrogeno. Sono in studio singolarmente, sono dei processi che vengono in qualche modo eh, studiati in, in parallelo e ancora non sono per grossa parte integrati come avviene nel complessissimo, affascinante eh, sistema naturale. D'accordo? Qual è l'ostacolo secondo lei più arduo da superare nel, nello studio, nella riproposizione di questi processi? e invece qual è secondo lei il progetto eh, un tentativo di superamento dell'ostacolo più promettente ma diciamo che eh, siamo a parecchio lontani eh da un prototipo applicativo che si possa espandere su larga scala eh, e quindi diciamo a una tecnologia eh, reale ma c'è veramente un enorme fermento a livello globale ci sono dei finanziamenti espressamente dedicati anche piuttosto sostanziosi soprattutto negli stati uniti in cina e adesso ultimamente anche molto in europa e quindi Diciamo la parte, eh, eh, se vogliamo, promettente è che negli ultimi 5-10 anni, anche troppo, proprio negli ultimi 5 anni, il gettito dei de contributi scientifici su questo argomento, che spesso poi deriva da studi e eh, collaborazioni congiunte, è enorme. Mm? E queste collaborazioni sono internazionali, per cui si avvalgono anche di, di, di expertise molto diverse. Sono estremamente eh, interdisciplinari, cioè non coinvolgono più solo la chimica e la fisica di base, ma prendono dentro i materiali, l'ingegneria, le tecnologie. Quindi, dal punto di vista diciamo, del successo, se vogliamo, sicuramente eh, ci sono delle, delle premesse molto buone. Però direi che è abbastanza difficile anche un po' fare il punto della situazione, avere una visione di insieme aggiornata talmente sostenuta al ritmo eh, di questi contrib contributi. Purtuttavia, ci sono dei chiari aspetti, diciamo, critici che un po' impediscono di diciamo, immaginare ad ora un impiego reale o di fare, se non altro, delle previsioni temporali e questi aspetti critici sono non tanto diciamo, eh, relativi a quanto siano complesse queste reazioni chimiche che avvengono a seguito dell'assorbimento eh, della luce solare, che comunque non sono banali, mh? in particolare diciamo, eh, quella reazione, eh, quella semireazione che eh, genera l'ossigeno dall'acqua eh, ha dei punti critici è allo stesso tempo lo stesso vettore idrogeno che è considerato appunto eh, il più pulito dei possibili ha una scarsa densità energetica per cui per adesso insomma, è usufruibile in, modo, in occasioni molto particolari ma direi che il punto critico più eh, principale è quello di riuscire ad ottenere dei materiali che siano stabili e duraturi per adesso, eh, almeno a mia conoscenza, eh, il grosso dei sistemi magari funziona bene, eh, sempre magari in maniera singola, cioè targettando o la produzione dell'idrogeno o quella del, dell'ossigeno, piuttosto che la riduzione della CO2. In qualche caso ci sono dei sistemi integrati, ma eh, sono molto instabili e poco duraturi e quindi questo impedisce un loro diciamo, sviluppo a livello eh, tecnologico. Tuttavia, io, la mia opinione personale è che non c'è da escludersi che a un certo punto ci sarà una forte accelerazione e quindi si, po possiamo essere ottimisti ecco, anche perché il problema energetico è diciamo a un certo punto siamo raggiunto un, un momento in cui eh, la situazione è un po' improcastinabile, mh? sicuramente ci vorrebbe un po' più di com commissione tra diciamo, il mondo istituzionale, politico, industriale ed accademico, mh? però c'è abbastanza un tentativo, diciamo, di promuovere eh, questa commissione. Vorrei chiedere ad entrambi ehm, di che cosa vi occupate, eh, sempre ovviamente in riferimento a questo argomento con il vostro team di, di ricerca. Diciamo che una parte fondamentale della fotosintesi è quella eh, che si chiama light harvesting cioè il raccogliere l'energia luminosa che viene fatta eh, da molecole che eh, devono essere intensamente colorate no? per assorbire eh, il più possibile la luce che poi viene appunto trasformata in, in energia chimica e queste diciamo nella fotosintesi eh, queste molecole che assorbono la luce pensiamo alla clorofilla ma anche a carotenoidi e varie altre molecole colorate ehm, sono disposte nel nelle foglie per esempio in alcuni compartimenti delle foglie in maniera estremamente ordinata eh, quello di cui noi ci stiamo occupando è anche il cercare di eh, costruire dei sistemi artificiali di Molecole così intensamente colorate eh, che noi chiamiamo cromofori perché appunto assorbono la luce, in particolare sono molecole simili alla, alla clorofilla, per cercare di riprodurre artificialmente questo ordine meraviglioso che la natura ha dimostrato essere indispensabile per questo tipo di eh, applicazione. Quindi, la costruzione di sistemi artificiali di, di cromofori, in particolare, noi utilizziamo. Dei, dei composti a base di metalli per eh, disporli in maniera ordinata, però diciamo l'idea è quella di fare dei sistemi artificiali di molecole simili alla clorofilla, estremamente che ne contengano molte e che siano disposte in maniera precisa e, e ordinata. Eh, mi inserisco perché ho una curiosità. Ma la biodiversità del mondo vegetale, in questo senso, è, è un bacino di idee, è un bacino di materia um, su, da, da utilizzare oppure, oppure invece eh, la fotosintesi, come lei diceva prima, è unica e quindi più o meno tutte le specie si comportano allo stesso modo, gestiscono allo stesso modo l'arrivo la, e la conversione della luce. Ma io penso che la fotosintesi, come altri processi biologici fondamentali, eh, quando hanno raggiunto, diciamo, quando l'evoluzione ha raggiunto il suo obiettivo, non sono più cambiati perché, eh, e quindi sono sostanzialmente conservati in tutti i sistemi che fanno fotosintesi. Quindi eh, è come se appunto il sistema avesse raggiunto la sua, non dico perfezione, ma la... la L'efficienza richiesta, e quindi non c'è diversità nel processo in sé tra come viene fatto da diversi organismi fotosintetici. Come poi questi sfruttino, no? il processo è un'altra cosa, ma il processo in sé è sostanzialmente lo stesso in tutte le piante o gli organismi marini che fanno fotosintesi, tutte le alghe, è sostanzialmente. Abbastanza, cioè, insomma, le differenze sono veramente piccole. Quindi, ma non è, diciamo, non sempre in molti processi complessi non c'è una grossa biodiversità, si dice che sono conservati in varie specie proprio perché hanno raggiunto la loro maturità, che quindi vanno bene così e non c'è motivo, non um, dal punto di vista evolutivo non c'è um, necessità di cambiarli o migliorarli finché non cambiassero le situazioni al contorno. Secondo lei il cambiamento climatico è una di queste diciamo così, situazioni che potrebbe... So che è una domanda molto... No, diciamo che dal punto di vista delle piante, di chi fa fotosintesi, l'aumento della CO2 nell'aria è un vantaggio perché aumentando la concentrazione per le piante, l'entrata carbonica è un reagente, no? quello che, che loro usano per poi eh, fare materia. E, e più è concentrato, per loro meglio è. Quindi in, in teoria dovrebbero, e anche in pratica, diciamo, cre crescere meglio. Eh, quindi, dal loro punto di vista, dal punto di vista di un organismo fotosintetico, l'aumento di CO2 è un, è un vantaggio. Eh, ovviamente, comporta altri, altri eh, altre conseguenze che non sono vantaggiose, almeno per noi, come l'aumento di, di temperature globali. Magari per altri organismi eh, un aumento di temperatura è invece vantaggioso. Quindi noi abbiamo una visione molto centrata su noi stessi, ovviamente, eh, che non necessariamente co sempre coincide con quella della natura in senso lato. Professoressa Yingo, vuole integrare la, la risposta per quanto riguarda il team di ricerca? Sì, diciamo che ah, accanto a questo diciamo, aspetto più così architettonico, se vogliamo, di cercare di in qualche modo mimare questo ordine eh, che c'è in queste molecole che riescono effettivamente a, a collezionare in maniera molto efficace la luce solare. Eh, io in particolare ho fatto un po' di cose proprio su una di quelle reazioni che nominavo che sarebbe quella diciamo in cui si va a produrre l'idrogeno che poi forse è, è, è un po' la speranza più clean che abbiamo però in maniera abbastanza eh, semplificata sempre utilizzando questo tipo di molecole che quindi evidentemente eh, riescono eh, a prendere la parte visibile del sole proprio perché sono colorate e eh, al loro interno hanno dei metalli che in qualche modo oppure vengono abbinati ad altri sistemi eh, sintetici eh, che riescono a promuovere questa reazione. Quindi eh, il tutto fatto in collaborazione con un gruppo di Ferrara, diciamo che, che in Italia, Bologna, Ferrara, sono un po' il cuore dove è nata la fotochimica. C'è questo Chamichan che probabilmente... I più conoscono, che peraltro è anche di origine triestina, che se vogliamo è il padre fondatore della fotochimica italiana. Ci sono delle foto bellissime in cui si vede Chamichan sul tetto dell'edificio che adesso è stato dedicato al suo nome a Bologna, in cui metteva tutte queste quest ampolle di vetro con varie sostanze appunto in grado di assorbire la luce del sole, le lasciava lì e poi andava a vedere cosa eh, cosa fosse successo e eh, diciamo è proprio stato il promotore eh, anche se vogliamo lungimirante di, eh, di delle possibili applicazioni eh, della fotochimica e ha creato tutta un, un, una serie di discendenti allievi di, di nome internazionale che poi si sono un po' sparsi in giro, ormai ci sono tantissime persone che lavorano in Italia, ma diciamo che in qualche modo io ho collaborato molto con qualcuno che ha ereditato questo, questa cultura eh, che è molto forte appunto sia a Bologna che a Ferrara, adesso ci sono dei gruppi anche ehm, diciamo molto importanti a Padova, anche qui a Trieste abbiamo un paio di persone che fanno il professor Prato, eccetera. Quindi diciamo che un po' eh, io facevo più la parte, diciamo, delle molecole, mentre la parte più dello studio di come reagiscono con la luce veniva fatta eh, dai fotochimici, fotofisici di Ferrara. Mi faccio a entrambi di nuovo un'ultima domanda che sta in questo caso più... Più generale. Che cos'è, diciamo così, la, la, diciamo, la, mi viene da dire la fake news, ma intendiamola in senso ampio, la scorrettezza o la leggenda metropolitana che di solito sentite sulla fotosintesi anche da parte dei vostri studenti, che proprio dice: No, non funziona così, perché continuate a dirlo? Cioè, in genere, la fotosintesi, diciamo che non è, cioè, penso che Pochi anche studenti, mi auguro non quelli in chimica, ma diciamo anche della de, de scuola superiore, sono in grado di definirla, di capire cosa, cosa sia, e, e di definirla in maniera semplice. Per cui può essere che questa sia così. Cioè, è una cosa talmente importante per tutti, ma che in pochi no, con, conoscono in maniera sufficiente. Eh, però diciamo che fake news aspetti... Mh, cioè ecco, forse, forse c'è questa così eh, un po' convinzione che essendo una cosa naturale debba essere molto eh, efficiente, cioè avere un'efficienza estremamente alta perché è naturale. Noi un po' ci, abbiamo questa convinzione che tutto ciò che è fatto dalla natura sia eh, perfetto e ottimo, mentre invece appunto non lo è, ma perché non c'è la necessità, diciamo, evolutiva di avere un sistema più efficiente. Inoltre, non bisogna dimenticare che è un processo veramente di una complessità enorme e che noi siamo stati in grado di capire come funziona, ma assolutamente non di riprodurre ancora in maniera artificiale. E, e quindi, diciamo... Bisogna, diciamo onore al merito di un processo così complesso che eh, la natura è stata in grado di, di, di eseguirlo. Quindi non ci dovrebbe stupire l'efficienza non elevatissima. Ma io per quel che mi riguarda più che altro, insomma, eh, diciamo, fake news, noi leggiamo delle cose abbastanza, magari così... Eh, tecnico-scientifiche, la fake news è un po' diciamo il bla 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 che c'è all'inizio e il bla 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 che c'è alla fine, perché appunto un po' si tendono anche per forza di cose a usare tutti questi paroloni anche molto eh, senza distinzione tra cos'è rinnovabile, cos'è sostenibile, cos'è pulito, cos'è eh, c'è tutta una grande premessa. Eh, e poi un, un grande, una grande conclusione in cui sembra che tutto avverrà domani, eh, cosa che non è assolutamente vera, cioè io sarei molto cauta eh, nel dire che eh, dopo domani o fra cinque anni utilizzeremo la fotosintesi artificiale come alternativa energetica. Detto questo, eh, perché insomma spesso non si va per l'appunto, come dicevo prima, a dichiarare eh, quanto è... Eh, Solido il sistema che si presenta perché magari funziona bene, eh, però dura poco. <ride> sì, questi sistemi sono, sono estremamente fragili proprio perché devono prendere in considerazione tutta una serie di fenomeni complessi che, evidentemente la natura, in qualche modo, è riuscita. Diciamo, a, 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 col, con l'evoluzione, a, 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 a oltrepassare questa fragilità. Però, ciò nonostante sicuramente. Eh, è eh, l'unica via. Io ringrazio il professore Enzo Alessio la professoressa Elisabetta Jengo, professore ordinario e professore associato in chimica inorganica all'Università di TS, per essere stati con noi e per aver risposto alle nostre domande. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, arrivederci.